Ciao a tutti e bentornati, anzi, sul canale dello Spolab. Che cos'è? Dunque, sto misurando la circonferenza di un disco e diciamo è 88 circa. Dov'è? L'80, 80, 88. Dico circa perché va tirato, eh? Ok, bene. Ho fatto questo con un vecchio disco di... Ma mi c'entra nella ripresa? Circonferenza 88 centimetri. A che serve? A spiegare il pi greco. Eccolo qua. Allora, circonferenza l'abbiamo misurata adesso, la circonferenza di un cerchio. In questo caso è 88 centimetri. E se andiamo a misurare il diametro, vediamo che è la bellezza di 28 centimetri. Fate caso a questa sopra, questi sopra sono i pollici. Sono questi sotto. 28 centimetri. Avviciniamo, eccolo qua, vedete? 28 centimetri. Clac. Bene, qui già l'ho scritto. Bene, raggio, la metà, 14 centimetri. Allora, che cos'è il pi greco? 3,14 è una costante che si trova sempre in matematica, un costante che si usa in tantissime formule, spesso e volentieri quando si ha a che fare con i cerchi. Ed è praticamente il rapporto tra la circonferenza e il diametro. Questo rapporto è sempre, ovvero circonferenza diviso, eccola qua, lo vedete? Circonferenza 88 diviso il diametro, ma fate, se ci provate a casa, viene 3,14. In realtà poi il numero è molto più lungo, è un numero, come si dice, irrazionale, dove tutti i numeri della virgola sono tutti diversi l'uno dall'altro all'infinito, però ci si ferma spesso a 3,14, che è più che sufficiente. Ecco qua, se volete sapere dalla circonferenza quant'è il diametro, prendete la circonferenza, la dividete per 3,14, troverete il diametro. Se avete il diametro, cosa molto più facile da misurare, e volete sapere quant'è la circonferenza, prendete il diametro e lo moltiplicate per 3,14 e troverete la circonferenza. Fate tanti cerchi a casa, guardate sempre la circonferenza con un metro, magari un po' meglio di questo, perché questo è un metro di quelli rigidi, insomma è scomodo, di quelli flosci da sarta, per esempio. E provate, e così avrete confidenza con questo signoraccio, con il pi greco, che lo si indica con la lettera pi dell'alfabeto greco, appunto, che è quello qua, apposta si chiama pi greco. Va bene, una cosa brevissima per i bambini, per mio figlio, per spiegare bene il pi greco. La finiamo qua. Vi ringrazio, iscrivetevi al canale e ciao 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 a tutti.